Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Spyro, Years of the Dragon. In questo episodio faremo Rovine del Deserto, un livello abbastanza incasinatino che mi ha complicato la vita perché sono incapace. Ma non aggiungo altro, buona visione. Spyruccio, come andiamo? Abbiamo finito di farci prendere per il culo da quello lì. Oh, e anche te, anche il suo socio. Allora, che palle che sono. Allora, diamoci un pochettino da fare e direi proprio di sì. Vediamo cosa abbiamo già fatto, perché io mica me lo ricordo. Allora, lassù c'è un piccolo porco. Vieni qua, merda. Vieni qua, vieni qua, dove vai? Dove cazzo sta andando, bastardo? Vieni qui, vieni qua, che mo te piglio, sai. Te prende come? Vieni qua, brutto pezzo di merda. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Ah, bastardo. Oh, abbiamo preso Mike. L'abbiamo trovato. E che schifo! Oh, un rutto farfalloso! Oh! Ok! Allora, isole di cristallo l'abbiamo fatto la volta scorsa. Sì, l'abbiamo fatto la volta scorsa. Quindi, ora noi faremo questo livello qua che non ho ancora visto come cazzo si chiama. Ma va bene lo stesso. Allora, intanto facciamo stragi. Facciamo stragi. Cioè facciamo stragi, rubiamo, rubiamo. Ecco, adesso facciamo stragi, vedi? È un attimo alle volte, punti di vista, punti di vista. Allora, vabbè, prendiamo tutta questa roba qua, poi facciamo il livello. Allora, siamo davanti a Rovine del Deserto. Andiamo a darci un occhio, va? Ok, ecco, vedo delle cose brutte. Vedo delle cose molto brutte là. Preferivo nel vecchio Spyro, ciao. Ciao, tu devi essere Gus. Spyro. Molte persone mi hanno detto che le hai aiutate. Pensi di potermi aiutare a trovare Tara, la mia ragazza? È andata a razziare la tomba del golem di pietra e da allora non l'ho più vista. Andrei a cercarla io stesso, ma sai, la tomba è piena di scorpioni. E che culo, e ci devo andare io? Ah, che palle. Allora, queste le facciamo fuori solo col fuoco? Sì, solo col fuoco, meglio. Vieni qua, scemo. Ecco, torno a scorpionare da un'altra parte. Allora, dobbiamo andare di qua? Credo proprio di sì. Dobbiamo andare anche giù? Ho paura di... Ho paura di no. E infatti... no, idilo. E affonda! Ma che due balle! Ma vaffanculo. Ok, possiamo andare di là stavolta? Sì, possiamo andare... Che cazzo è quello lì? È grosso, è quello lì. Vabbè, e facciamo fuori Mignon. Cioè, Mignon manco tanto. Ma vabbè, è lo stesso. Ma vaffanculo, mi faccio cagare addosso. Ah, ma sputano pure. Allora, qua ci vorrà una chiave, suppongo. Sì, suppongo proprio di sì. Vabbè, e io un attimo vado qua, Guarda questo, quanto è grosso. Riusciremo a far fuori così? Sì, l'abbiamo fatto fuori. Wow. Ok, però sappiamo che quello lì è cattivo. Ok, Spyro, ce la facciamo, grazie, Quando hai un secondo, sempre. Allora, guardiamoci bene attorno che non voglio lasciarci nulla. Andiamo su? Ma andiamo su, dai. Ah, ma ci siamo già andati, insomma, che scemo che sono. Ah, mio Dio, che cazzo fai, Spyro? Ok, qua possiamo andare oltre? Sì, possiamo andare oltre. Aspetta che mo arrivo anche da te. Ok, forse ci siamo bruciati. Sì, forse sì. No, pare di no. Vabbè, meglio, meglio. Allora, quello lì cos'è? Una fornace vivente? Sì, sì. Porca di quella porca. Aia. Vabbè, ce l'abbiamo lasciato. Non abbiamo più Sparks. Cazzolina. Ok, eccolo lì. Ok, adesso Sparks ce l'abbiamo, vedi un attimo alle volte. Dobbiamo stare attenti perché qua ci piccionano, Allora, io di te non mi fido che sia scritto agli atti. No, è vero. È vero. Ma che due balle. Ah, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati di qua. Ok, è particolare questo quadro, è molto particolare. Poi dobbiamo trovare una maniera di andarla su, Allora, quello scemo. Ok, andiamo.
Aia, bastardo. E tant'è mi pinza sempre, eh. Tant'è mi incula sempre. Pre. Lasciamo un portale. Ok. Allora, andiamo di là. Ok, due balle. Oh, c'è pure lo strozzino lì. Perfetto. Che cazzo dovremmo andare di qua? Andiamo di qua. Andiamo di qua. E facciamo fuori quello. Poi andiamo di qua e rompiamo questo. Bravo. Saliamo? Saliamo, dai, saliamo. Ok, guarda, forse non c'era. Potremmo andare là dal portale quasi quasi. E qua con chi lo facciamo? Ah, con Sheila, ok. Ciao Spyro. Ciao Sheila. È un pezzo che non ci si vede. Che culo. Stavo andando a fare una passeggiata. Ci sono momenti in cui si desiderano solo i piccoli, semplici piaceri di una volta, non è così? Trombare? Ma può essere. Ok, ah, ma è in 2D. Ma hai rotto tre quarti di ciolla. Ok, lo dovremmo rifare tantissimo. Sì, direi di sì. È in 2D questo. Ok, allora vediamo di andare di là. Carina però l'idea del 2D. E va, fangulo. Ezzo, questo è grosso. Non l'avevo visto. Ok, è lo stesso. È lo stesso. Ok, dobbiamo fare attenzione qua, eh. Dobbiamo fare molta attenzione. Allora, lì sicuro che scivola. Te vieni qua. Ecco. Parse date da fa. Ok. Come cazzo era più il salto caricato, boh? Non me lo ricordo, ma è lo stesso, vedi? È un secondo, un attimo alle volte. Ma sei scemo! Oh, abbiamo trovato Lester. Ok. Ecco, piagni un po', va. Ma che schifo, tutto il moccio sulla mano. Allora, datemi un secondo, perché non mi ricordo più come cazzo era il salto. Ah, ok, una volta che colpisce per terra col salto normale. Allora, vediamo, te come ti ammazzo? Ma potrei farcela in tutti i modi, Potrei assolutamente farcela. Abbiamo sbagliato, clamorosamente sì, ma ci siamo salvati. T'ho visto. Oh. Allora, dobbiamo andare lassù, quindi salto caricato. Tac, tac, li concateniamo, ho detto. Ce l'abbiamo quasi in culo, Sheila, io non vorrei dire. Crepa? Ok. Ok, qua basta il saltino. No! Crepa. No, non possiamo andare su, possiamo andare solo avanti. E cosa fai, deficiente? E vaffanculo. Oh. Ma possiamo anche dare dei calci nella nostra direzione? Ma va a cagare. Tutto quello che abbiamo guadagnato l'abbiamo perso. Ok, però abbiamo trovato Pete. Ok, e qui davanti abbiamo l'uscita. Ok, va bene, va benissimo. Allora, da qua però riusciremo a andare tipo lì. Sì, ci riusciamo. Ok, bene, 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 ci riusciamo. Allora, di lì... Oh, devo fare un attimo... Lì c'è un uovo. E non so assolutamente come faremo a prenderlo. Crepa. Vai. Ma porca di quella porca. Credo di avere qualche problema al pad. Non mi prende bene i comandi. Abbiamo trovato Nelly. Ok, ce la facciamo andare fino là, che dice la vita. Ma se passiamo di qua, che mi sembra il salto più breve. Ok, crepa. Sputacchiere maledetto. Questo scemo. Sì. Che cazzo gli fa un diamantino? Ma che palle, gioco. Vabbè, no, non ci è dato sapere. No, non ci è dato sapere. Porca troia. Vabbè. E in qualche modo faremo. Potremmo andare indietro a prenderci la vita.
Ma guardate che sfiga di merda. Ok, allora proseguiamo di qua. Guarda qua una vita, pigliala. Siamo carenti. Molto carenti. E mo riusciremo ad andare qua? No, il gioco dice no. Porca di quella porca. Salvati in extremis, salvati in extremis. Vabbè, è lo stesso. Allora, torniamo indietro, Spyro, e cerchiamo di salire. Allora, riusciremo ad arrivare là. Manco per sto cazzo. Perfetto. Vabbè, abbiamo capito che di là non ci si arriva. Da qui. Mi domando da dove ci si arrivi a questo punto, perché non ne ho la più pallida idea. Andiamo di qua. Proseguiamo. Andiamo su. So, grazie. Beh, a questo punto dobbiamo andare di qua per forza. Direi di sì. Saltino, balzello, grazie. E dove siamo arrivati? Non ne ho la più pallida idea, ma qua c'è un nuovo. Qua c'è l'uovo, abbiamo trovato Andy. Ok. Ecco, schifo, tutto addosso. Ok, però, gioco. Vabbè, e al limite a rifare la bestemmia facciamo presto. Che palle. No, comunque non ci saremmo arrivati. Vabbè, pazienza. Ok, allora, messie parassita, sono subito da te. Ciao, zecca. Spyro, scommetto che sei felice di vedermi. No. Ci dà il caso che io conosca la parola d'ordine per aprire la porta della tomba del golem di pietra. Al momento però mi è passata di mente, se capisci cosa intendo. Allora, la parola d'ordine qual è? Ammazzati? Sarebbe dopo. 800 gemme, ladro maledetto. Molto bene, allora. La parola d'ordine per aprire la tomba è... Sei pronto? Credulone. Brutto cretino maledetto. Poi mi vendico, lo so, Poi mi vendico. E mi dai tutto indietro con gli interessi. Guarda qua che casino che c'è. Che palle, dai, di là. Ah, è vero, non abbiamo più Sparks. Porca Eva, andiamo a prenderci Sparksetto. Che intanto è qua, subito. Ok, almeno abbiamo un piccolo vantaggio extra, ecco. No. Brutto porco. Ok, allora andiamo avanti. Volevo andare avanti. Aspettiamo che va a fangulo, guarda. Io ci vengo direttamente da te. Oh, spacca ciolla. Ah, le scalette per tornare indietro. Ok. E non solo. Qua cosa c'è? Qualcosa per salire, sì. Qualcosa per salire. Ma c'è pure questo. E levati dalle balle. Allora, domanda, perché mi hai fatto venire fin qua? Non lo so. Andiamo un po' a vedere. Ah, ok. E qua c'è un pertugio. Ok, però prima andiamo qua. Prima andiamo qua, sì, assolutamente. Ok, rifacciamoci un attimo tutto il giro, Spyro, che lassù ho visto c'erano cose. Ok, vediamo un po' sto buco cosa c'è. Che cazzo, siamo finiti. Ah, un portale. Oh, andiamo a vedere. Allora, gioco. Ho paura di sapere. Ecco, lo sapevo io. Lo sapevo che era sott'acqua. Vabbè, pazienza. Ah, c'è l'imbecille. Ok, ciao cretino. Ho addestrato la mia nuova manta a trasportare l'ultimo modello di lanciamissili sottomarino ad alto impatto. Puoi provarla per andare a caccia di squali. Beh, perché no, dai, sì. Occhio ai cavalieri degli squali. Sono equipaggiati con moderni proiettili sottomarini a ricerca JXG. Wow, sono contento. Ah, ma è... Ok, bello. Allora, dobbiamo farne fuori 8 di quei cretini lì. Sì, dobbiamo fare fuori 8 di questi. Casino che poi c'è da girare ovunque. Ma crepa. Ah, dobbiamo prenderli al volo. C'è un modo per andare un po' più veloci? Sì, pare di sì. No, mollami. Dove cazzo sono tutti? Ah, eccoli lì. Ecco, va a cagare.
Ok, ce l'abbiamo fatta. Poi te lo spiego. A proposito, Bianca mi ha chiesto di darti questo uovo. L'aveva inavvertitamente trasformato in un mammut, ma l'effetto è durato solo 5 minuti. Ora dovrebbe essere a posto. A posto? Non voglio sapere come ha fatto, non voglio sapere come ha fatto. Ok, abbiamo trovato qualcuno. Sì, decisamente. Ok, Hunter? Giro sulla manta per divertirti, se vuoi. Ah, ok. Ma sì, dai. Ok, beh, è un po' più semplice. Cioè, no, non è più semplice, però ci torna utile. Ci torna utile perché? Perché ci sono tante cose che le dobbiamo far esplodere, va da sé. E se ce ne siamo dimenticati qualcuna, con la manta la possiamo far scoppiare. Beh, non male, non male, non male. Ok, intanto andiamo a raccattare tutto, poi il resto ci pensiamo dopo. Allora, credo che forse abbiamo recuperato tutto. Non vedo altro qua in giro. E Sparks mi sembra anche abbastanza inutile. Allora, credo di no, non abbiamo raccattato tutto, vedi? Ok, grazie, Domanda, io quello come cazzo avrei fatto a vederlo? Non ne ho la più pallida idea. Ah, ma possiamo andare anche fuori dal perimetro? Andiamo a fare un giro, che non si sa mai, ecco. Ah, ok. Hunter, c'è del tenero? Forse è la volta buona che riesci a prenderne un po'. Forse. Ok, dovremmo aver fatto tipo tutto. Credo di sì. Allora, Sparks, tu che sei tutto, tu che sai le cose, abbiamo fatto tutto? Sì, ci indica il portale, quindi sì, abbiamo fatto tutto. Ok, allora proseguiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti qua. Anche perché è di qua che dobbiamo andare. Che c'è adesso? E chi cazzo è sto qua? Ah, è la moglie, la compagna, la ladra. Guarda che siamo noi che rubiamo, merda, non devi essere tu. Ok, allora cosa vuoi? Ciao Tara. Vieni qui a razziare la tomba dopo che io ho fatto tutto il lavoro. È una giornata intera che premo interruttori e sposto casse. E tu ti presenti qui fresco come una rosa per portarti via il tesoro come se niente fosse. Beh, prendetelo pure. Tanto è solo uno stupido uovo. Sei tipo Tomb Raider dei poveri, eh? Piantala. Abbiamo trovato Marty. Ok. Eccoli, perfetto. Che cazzo sta andando quella lì? Vabbè, non mi interessa. Ne abbiamo trovato 121. Ok. Allora, ci sarà dell'altro qua, immagino di sì. Che cazzo siamo? Ah, siamo all'inizio. Ok, va bene. Va bene, va bene. Allora, guarda un po' là la chiave dove cazzo l'hanno messa. Va bene. Ma porca puttana. Guarda un po' lì il muro bastardo. Guarda un po' lì il muro bastardo. L'ho visto, sai. E lo sapevo che c'era qualcosa. Lo sapevo che c'era qualcosa. Ok. Guardalo lì. Guarda qui. Ok, vabbè, non dovrebbe risultare poi tanto difficile, ecco. Allora, vediamo da qua, poi dove... Ah, la chiave! Ma che scemo, è vero. La chiave è là e noi dobbiamo andare... Ok, ho capito. Ciao, come stai? Oh, spaccaballa, adesso non le rompi più i coglioni, Allora, andiamo su di sopra. Però andiamo su di sopra, ecco. E apriamo sto forziere. Ok, abbiamo recuperato un po' di roba. Sì, un po' tanta. Allora, adesso andiamo a prendere quell'altro affare che c'era là. Eccolo là. C'è il saltino qui. Perfetto, quello che non doveva succedere è successo. Perfetto, ottimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. E a quanto pare ce l'abbiamo fatta. Ok. Anche questa, grazie. 700 su 700. Livello completato al 100%. Ottimo. Ok, adesso non ci rimane da fare altro che tornare indietro. Una parola. Ciao, com'è? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Ok, torniamo indietro. Dovremmo aver fatto fuori tipo tutti tanto adesso. No, dovrebbero essere... No, non... È ricomparso il porco. Ok, eccoci, Sparuccio, possiamo tornare a casa, cosa dici? Quasi quasi. Guarda, un elmo. Boh, sì, sembra un elmo, qualcosa del genere.
Ok, Sparrow Shocker, Vin del deserto, lo abbiamo fatto. Ottimo. Adesso ci abbiamo il mondo da fare, il mondo, andiamo. E per ora fermiamoci qua, siamo riusciti a fare il rovine del deserto completandolo al 100%. Non è stato complicatissimo, ho dovuto studiare un pochettino, un paio di passaggi perché non mi risultavano chiari, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Nel prossimo episodio andremo avanti, ormai siamo oltre il 70% di completamento del gioco, quindi ci manca poco. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate poco, iscrivetevi, tanto ormai lo sapete, e noi, se vorrete, ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!